All'Aquila, a pochi passi dalla Fontana delle 99 Cannelle, c'è un luogo che custodisce pezzi di arte e storia d'Abruzzo a partire dal IX secolo avanti Cristo. Il Munda, Museo Nazionale d'Abruzzo, ha trovato casa dal 2015 nei locali dell'ex mattatoio comunale, lasciando momentaneamente la sua sede storica, il castello cinquecentesco dell'Aquila, oggi in restauro. Sono sei le sale tematiche che guidano il visitatore in un percorso che si snoda dall'archeologia precristiana alle opere del Seicento napoletano. A guidarci alla scoperta dei tesori del Munda è il direttore Mauro Congeduti. Questa sede del museo, che è una sede provvisoria, custodisce circa 120 tra dipinti, sculture, oreficerie, ceramiche, dal Medioevo all'età moderna, più una ancora più limitata selezione di reperti archeologici provenienti dalla necropoli di Bazzano, di Fossa e dall'area archeologica dell'antica Amiternum e Peltuinum. La parte archeologica, cioè la sala A, una sola sala del museo, ospita per lo più reperti che provengono già dall'esposizione storica nel castello cinquecentesco dell'Aquila, ma di nuovo ci sono alcune vetrine che provengono con reperti provenienti dalle necropoli ricchissime di Fossa e di Bazzano. Il cammino continua attraverso i capolavori del Medioevo abruzzese, documentato soprattutto da un'eccezionale collezione di madonne e icone dipinte. È una straordinaria scultura del XII secolo che testimonia l'importanza e la ricchezza di questo Abruzzo benedettino in cui le grandi abbazie dell'ordine controllavano attraverso i diritti feudali buona parte del territorio. Quali sono le particolarità di quest'opera? Beh, innanzitutto la straordinaria rarità, cioè è una cosa abbastanza eccezionale una così ottimo, diciamo, stato di conservazione di un'opera che risale a un'epoca così alta, diciamo così remota, per giunta realizzata in un materiale estremamente deperibile come il legno dipinto. E secondo poi la qualità artistica che è veramente molto molto elevata. Andiamo idealmente avanti nel tempo di 300 anni e ci troviamo di fronte ad un'inestimabile opera di Saturnino Gatti che tra qualche settimana tornerà alla sua sede originaria, la Basilica di Collemaggio. È la Madonna di Collemaggio di Saturnino Gatti, datata 1506. È in terracotta, dipinta e dorata. Possiamo definirla certamente la più bella scultura in terracotta abruzzese e forse non soltanto. È un eccezionale pezzo di bravura, di una finezza, di una qualità artistica eccezionale. La nobiltà dell'espressione della Vergine, questo manto così corposo e così complesso e naturale nelle sue pieghe, e poi il trono decorato ad alto rilievo a foglie d'acanto. Si stenta a credere che sia stata lavorata in un unico blocco di argilla. In effetti però le endoscopie hanno dimostrato che assolutamente è una scultura monoblocco, mentre le nostre altre sculture in terracotta sono modulari e poi i raccordi, i giunti tra i vari elementi erano nascosti con stuccature. Questa qui invece è un'opera monoblocco, quindi un eccezionale virtuosismo tecnico anche. Immaginiamo le dimensioni anche della fornace nella quale è stata cotta. Sono molte le opere d'arte restaurate e letteralmente ricomposte dopo i danni subiti dal terremoto. Ma il Munda, nella sua nuova collocazione, ha dedicato un'attenzione particolare alla sicurezza dei suoi capolavori. Le sculture in questa nuova sede del Munda sono dotate di isolatori sismici. Sant'Antonio Abate, il 6 aprile 2009, è caduto rovinosamente dalla sua base, era esposto nell'ultima sala del primo piano del castello cinquecentesco dell'Aquila, è andata letteralmente in mille pezzi, non erano proprio mille, erano qualcosa più di 800, e la maggior parte di
piccole dimensioni. L'opera certosina di ricostruzione, preceduta da uno studio di fattibilità, perché in un primo tempo l'opera era stata giudicata assolutamente irrecuperabile, è stata compiuta dalle restauratrici del Consorzio Le Arti, e per evitare il ripetersi di simili episodi, ora la scultura è saldamente fissata alla sua base dotata di isolatori elastici e attraverso una struttura interna che l'inquadratura della parte posteriore permetteranno di scorgere in tutta la sua ingegnosa ingegneria. Questa struttura ha il compito non soltanto di mantenerla nell'esatta posizione, ma anche di evitare la percussione dei vari moduli di cui è costituita l'uno sull'altro, e in più in questo caso sono stati impiegati anche dei cuscinetti inseriti tra i diversi moduli per ammortizzare eventuali urti dovuti a scosse sismiche. Una visita che vale la pena fare. Un tuffo nella bellezza e l'opportunità di celebrare la maestria di artisti capaci di emozionare con opere la cui perfezione valica il tempo e lo spazio.